cortile ad Anagni, in un convento di suore, dove erano stati ritrovati terribilmente dei anni fa, questi anni 60, degli scheletri sottoterra. Hanno fatto gli scavi e hanno trovato questi scheletri sottoterra, tra cui anche dei bambini. E da questa immagine del cortile pietrificato, dalla morte dei bambini sepolti in una sorta di fossa comune, che si sviluppa il romanzo di Francesco Formaggi, giovane autore alla sua seconda prova letteraria, ambientato nelle campagne della terra d'origine, la Ciociaria, nei dintorni di Sgurgola. Un romanzo bello e feroce nella sua carica violenta, una brutalità vissuta e interpretata da Pietro, il bimbo protagonista di questa storia italiana. Una storia di altri tempi, siamo nell'Italia rurale appena uscita dalla guerra. Mi sono serviti principalmente i racconti di mia nonna, quindi tutto il mio immaginario di bambino che è fatto di racconti di mia nonna della guerra, del dopoguerra, la povertà, la campagna, la loro vita di campagna. Mia nonna è contadina. Quindi i suoi racconti mi hanno creato un immaginario che poi mi ha permesso di ricostruire tutta l'ambientazione del libro. Pietro viene consegnato dai genitori ad un ispettore che a sua volta lo consegna ad un collegio governato dalle suore. Il collegio è il luogo degli orrori che imprigiona i bambini troppo poveri o abbandonati. Le suore sono i carcerieri, gli orchi. In Ciociaria c'erano quei collegi, ci sono ancora, non so se sono attivi, comunque c'erano in quel tempo. Ce n'era più di uno e veramente i bambini venivano mandati in collegio soprattutto per dare loro la possibilità di studiare. Pietro è un bimbo innamorato della vita e della natura, è fragile e vergine, limpido dentro, vorrebbe amore e tenerezza e si trova a fronteggiare un mondo di adulti estranei, severi al limite della brutalità, un mondo di relazioni sterili, scheletrite. L'idea era quella di mettere un bambino in una condizione di realtà violenta, ma non solo fisicamente, vengono picchiati i bambini nel collegio, ma soprattutto una violenza che non si vede, che è invisibile, che è quella psicologica, che è quella soprattutto dei genitori che lo abbandonano. Quindi lui si trova da solo, disperso in questa realtà difficile che è brutta, che lui poi ingigantisce, quindi tutti i personaggi adulti, soprattutto maschili, ma anche le suore femminili, sono quasi grotteschi. Il cortile di pietra è il mondo visto con gli occhi dei bambini sequestrati nel collegio degli adulti, e in quel collegio, orrido e puzzolente, che sembra l'anticamera della morte, tra i bambini dall'infanzia rubata si creano solidarietà e complicità, nascono amicizie vere, indissolubili, intese che sfidano il sistema delle regole dei grandi. L'amicizia tra bambini è spontanea, prima di tutto, nel senso che non ha secondi fini. E è tesa alla salvezza, diciamo, reciproca l'uno dell'altro. Pietro e Mario, che sono poi protagonisti del libro, vivono un'amicizia che è sì dettata dalla realtà, dal posto in cui stanno, che però è totalmente spontanea. Quindi l'uno vuole il bene dell'altro e basta, senza nessun secondo fine. Il messaggio è: i bambini si possono salvare anche da soli, e Pietro riuscirà a scampare al cortile di pietra. Non Mario, lo scugnizzo, la peste ribelle, punito e battuto dalle suore fino a morirne. Sarà libero grazie ad un altro bambino, Tommaso, che per lealtà e rigore morale, le verità nitide dell'infanzia, giocherà il tutto per tutto. Il mondo acerbo e libero dell'infanzia che si sottrae al sistema chiuso, ostile, cieco e ripetitivo degli adulti, con la sua inquietante scia di morte e violenza.